voglio proprio riprendere le parole di Pierluigi Rossi, che ha gentilmente aperto le porte questa mattina per questa splendida conferenza stampa. Dobbiamo riacquistare l'orgoglio di essere aretini, l'orgoglio di fare impresa, e lo dobbiamo fare insieme. Quindi Confcommercio è assolutamente in linea con questo messaggio, è quello di unire i talenti delle varie imprese, dei vari imprenditori, delle imprese, in modo da vincere insieme questa scommessa. È un momento difficile e abbiamo già avuto esperimenti positivi sul fatto che, mettendo insieme il vario saper fare, il modo di lavorare, abbiamo portato gente, abbiamo ottenuto risultati, abbiamo riportato attenzione in una piazza che è bellissima ma purtroppo delle volte dimenticata, e abbiamo creato comunque una socialità, uno stare insieme, l'aretino che torna a vivere la sua piazza, e questo è il più bel messaggio che credo un'associazione di categoria possa dare. Dobbiamo lavorare ovviamente da un lato per aumentare poi il flusso stabile, il turismo stabile, però di contro anche aiutare a incentivare tutti gli eventi di eccellenza come sono questo, che racchiudono poi alla fine due grandi eccellenze nostre, che sono da un lato la nostra bellissima Piazza Grande, dall'altro tutto il nostro comparto enogastronomico. Quindi è una cornice bellissima, invito tutti a venire sabato e domenica. Sì, io infatti guarda, credo tantissimo sulle sinergie. Viviamo in un momento complicato, difficile, e credo che solo attraverso le sinergie, sia tra pubblico e privato che tra privati, si possa veramente emergere in un mercato complicatissimo. Quindi complimenti proprio a questo, e lavoriamo sempre di più sull'unione, che in questo caso fa veramente la forza.